Buongiorno. Buongiorno. Oh, dico la verità, far partire questo gioco. Boh, ci metto 5 minuti a far partire tutto e a gestire la cosa. Non so perché. Allora, piccola premessa mentre rompo tutte cose. Ok? Questa mattina doveva esserci Ade. Ok. Però, ieri sera. Ieri. Sì, ieri sera. Ho saputo che domani non potrò andare in live. Ok, quindi mi sono fatto un paio di conti e ho detto, bene. Siccome questo giochino, che, ripeto, è carino, ma. Che cazzo vuoi? Ah. È carino, ma non è proprio niente di speciale. Mi sono detto, voglio concentrarmi su questo gioco, finirlo e passare ad altro. E quindi mi sa che domani, giovedì e venerdì si farà solo questo, nella speranza di finirlo. Nella speranza di finirlo. E basta. Io volevo sapere. No, 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 piano. Io voglio sapere qual è il santuario dell'inizio. Fortezza del fuoco. Cos'è la fortezza del fuoco? Vabbè, faccio prima ad andarci a guardare, a controllare e dire sì, è questo o no, non è questo. Perché potevano metterci un'immagine a fianco ai vari. Come si chiamano poi questi cosi? Vabbè, checkpoint, no? Potevano mettere una bella immagine che ti spiegava più o meno dove eri. Aspetta un attimo. Eh sì. Non sono più quello di un tempo. Qui si prosegue in teoria. Ok, io voglio tornare indietro perché ieri, proprio a fine live praticamente, c'è stato quel tizio che ovviamente non ricordo il nome perché nel giro di un boh, abbiamo fatto tre live, però quello sembra più inaccessibile. Aia. Però. Ouch, 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 ouch. Madonna. Abbiamo fatto tre live. Sì, è questo. Ma come facevo ad andare di là? Ma no, questo è uno shortcut. Ok. Comunque dicevo che nel giro di tre live nessuno. Nessuno mai. Cioè, non abbiamo mai incontrato nessuno. Quasi nessuno. Ok? Nel giro di una live sola. Abbiamo visto 10 NPC, 15. Cioè, basta. Il mio cervello è andato in tilt e. E niente, mi hanno detto un casino e mezzo di nomi, non me ne ricordo nemmeno uno. Mi ricordo solo un paio di quest. Ah sì, ho una casa che non ho trovato. Ho una quest che mi fa praticamente tornare indietro per parlare con tutti i musicisti che ho visto lungo il percorso. E siccome dovrebbero essere quattro e non me ne ricordo. Me ne ricordo solo uno. Vado direttamente da quello. Ok, e poi vediamo. Ciao, passa. Come dicevo prima.
Io volevo portare Ade questa mattina. Però ieri ho saputo che domani non potrò essere in live perché ho un appuntamento, devo per forza esserci e quindi la live salta. E quindi, dato che questo giochino è interessante, ma sicuramente non è bellissimo, voglio concentrarmi su questo, finirlo e poi passeremo ad altro perché veramente. Una lettera di scuse da Paulale, davvero? Sì. Molto bene, visto che è disposto a scusarsi, lo perdonerò. Dopotutto la vita è troppo breve per avere rimpianti. Ciao! Bella però. Lo so, mi dispiace, passa, però mi sa che farò una settimana intera di Ade. La prossima settimana, se non intera, 4 giorni. Sicuramente 4 giorni su 5. Farò solo Ade. Sempre che questo riesca a finirlo. Ok? Sempre che questo riesca a finirlo. Spero di sì. Spero di sì. Vabbè, 500 minerali. Dai, non è male. Almeno sono venuto qua per qualcosa. Perfetto. Ciao, ciao. Vattene. E adesso andiamo avanti. Se io non andavo di qua, qual era l'altra strada? L'altra strada, andavo di là. Un attimo che sto ripercorrendo il percorso mentale. Ok, in teoria non cambia niente. Andiamo avanti! Oddio! Ciao! Scusa! Ciao! Ciao Lucky! Posso chiamare uno Lucky? È bellissimo! Preferisci Lucky o... Sì, ho visto questa mattina! Benvenuto sul treno! sì, è vero? Non so cosa sia successo, ma il canale ha preso la droga e... Lucky va benissimo, perfetto. Ho visto che porti Dark Souls. Passerò sicuramente di lì. Perché ormai quelli che passano di qua lo sanno. Io sono incapace a giocare qualsiasi Souls. E quindi mi piace sempre vedere qualcun altro che ci gioca. Per forza di cose. Allora faremo una collaborazione di gente che non sa giocare. Sai che figo. Oh porco. Ok. Ma se vado in live nei Magnifici dice che sono in live. In che senso? Non ho capito. Facciamo così. Dark Souls è bello. Poi il primo ha un fascino tutto particolare. Ti giuro, allora, ovviamente da spettatore. È un po' sì. Ovviamente da spettatore, perché se non ci gioco sono spettatore. Per forza. Il primo è sempre bello da vedere perché la mappa. Cioè, se uno conosce bene il gioco e sfrutta bene la mappa, ogni cosa vedi leggermente diversa dalla prima run. Quindi, un piacere, proprio un piacere da seguire. Se vado in live su Twitch nel gruppo i Magnifici, si vede che sono in live. Sì, ci sono delle condizioni però. Se vuoi te le dico, finita la live, te le dico. Perché non è una cosa che possono fare tutti così, ok? È una collaborazione, quindi...
consiste nel dare e ricevere. Percorsi strani, ok, ma ma comunque sia, come posso dire? Grazie. Ma comunque sono, cioè, non sono cattivi, nel senso, percorsi particolari, ma non è che muori e basta. Almeno spero. Chi cazzo è sto tizio? Ciao. Ciao di nuovo. Che cosa ti porta in questi tunnel? Cosa? I tre lord? No, aspetta, come i tre lord? Ma io pensavo di andare avanti. Grazie. Prima o poi porteremo Digimon su questo cavolo di canale, lo so. Lo so. No, l'ha cambiato il range perché c'era troppo grande vecchio in giro. E sono anche d'accordo. Grande vecchio l'abbiamo messo nelle sub. Anch'io so dei lord. Bene. Si dice che tanto tempo fa Lord Samael, bello Samael, venne rinchiuso in questi tunnel. Quattro percorsi che conducono a quattro fiamme, ma se i lord sono tre, perché le fiamme sono quattro? A due di questi percorsi si accede tramite i tunnel arcani, uno dal lago di fuoco e l'ultimo dalla foresta di ghiaccio. Perché io so già dove sono, no? Se il potere della pietra del sacrario può aprire il sigillo. Passa. Spero che tu stia scherzando in questo momento. E lo dico seriamente. Solo il potere della pietra del sacrario può aprire il sigillo, va bene? Sto guardando un Digimon Adventure. Voglio recuperare. Allora, l'ho visto. So che c'è. So che c'è, ma non lo sto ancora recuperando. Perché appunto non c'è. Non posso ancora portare Digimon nel canale. Appena so. Appena so. Che io e l'altro. Potremmo portarli, ti giuro che farò un periodo solo Digimon. Passa, mi dispiace che tu la pensi così, ma i Digimon non sono né la brutta copia di Pokémon né tutto quello che pensi, ma sono proprio due cose diverse. La loro sfiga è che sono stati portati in Italia nello stesso periodo di Pokémon portati dalla Rai e tutti la pensano così, ma sono la brutta copia dei Pokémon. No, sono due cose proprio diverse. Sembrano simili, cioè. Hanno cose in comune, certo. Mostriciattoli di qua, mostriciattoli di là, ma a livello di storia, hai voglia? E tutto ciò che so, oddio, che la regina. Sì, però mi sono perso metà cose. Va bene, cosa mi dà? Ah, giusto, tu hai queste cose qua, non me ne frega niente, ciao. Dove si va? Ok, sempre qua che tanto non si può aprire niente. Adesso posso! Adesso posso! Vabbè, passa, ho capito, basta. A te non piace? E chi se ne frega a un certo punto? A noi sì. Ho acceso un fuoco. Oddio, no, di nuovo lui, no? Guardiano del fuoco! Ci incontriamo nuovamente. Sì, lo so, lo so. Non è una semplice coincidenza che tu ti sia imbattuto in questa camera. No, è il gioco che. Guerriero! Hai sentito la storia delle quattro fiamme? Sì, se non c'era il viandante fuori, no. Cioè, scusa, più o meno. Migliaia di anni fa, quando le ombre razziarono il regno, i tre grandi cavalieri sono stati corrotti. Uno di questi grandi cavalieri era conosciuto come Lord Samael. Ok?
Lord Samael, corrotto dall'oscurità, ha ucciso uno degli dei sacri. Ok, il Lord era diventato una minaccia per la Terra. Benissimo. I giovani fratelli. Aspetta. Io i giovani fratelli arcani li ho già sentiti. I giovani fratelli arcani, un gruppo di potenti anziani, usarono i poteri della pietra del sacrario per rinchiudere Samael, creando il sigillo delle quattro fiamme e lasciando riposare eternamente nella profondità di questa camera. Va bene. Il racconto dice che una volta che il guerriero di luce accende le quattro fiamme, solo allora il sigillo sarà rotto. Quindi devo accendere quattro fiamme. Grazie. Va bene, l'ho capito. Bene. Ma quindi questo è tipo una specie di crocevia? Eh sì, ok, ho capito come funziona. Madonna. Ho capito come funziona, torniamo indietro. Easy. Che poi scusa, adesso sono curioso. Ma che puntate dei Digimon hai visto? Cioè, non per convincerti, ma cioè, ci sono un botto di serie dei Digimon. Quindi, perché tipo io ho visto una serie di Digimon che non mi attrae per niente, dove ci sono i robottoni. Sembrava di vedere Gundam a un certo punto. Ma neanche Gundam, i Power Ranger direttamente con Megazord e cose varie. Quella mi faceva proprio schifo. Allora, tu sei il mio amico degli spiriti. Però devo ammettere che voi. Ma quanti soldini? Via. Io e te che dobbiamo fare? Sono di ritorno. Allora, slot nuovi quanto costano? Niente male, possiede abbastanza anime del vuoto. Ok, vai, per 800 chi se ne frega. Di che parla questo gioco? Guarda, se posso essere schietto e sincero, parla di qualcosa che hai già sentito da mille altre parti. Abbiamo un eroe muto che si risveglia dopo tot tempo, quasi come se avessero fatto degli esperimenti a riguardo per crearlo, no? Ti ritrovi in un mondo in rovina. C'è della corruzione in giro. Ti spiegano che prima di questa corruzione c'erano degli dèi. Andavano tutti d'accordo. Uno si è incazzato, ha ucciso tutti. E adesso devo andare a uccidere lui. Originale, no? più o meno, più o meno. Dimmi cosa posso fare per te. Allora, i spiriti non ne ho ancora 10. Ah, ma io posso comprarli. Aumenta la lunghezza dello scatto, potrebbe essere un problema. Quando esegue uno scatto infliggi. No. Riduce il consumo di mana dello scudo, se lo usassi sarebbe bello. Ma guarda, neanche uno. Neanche uno. Cioè, io lo compro. Io lo compro. Perché sì. Però vedo che voi altro lavoro ricordo. Ma io non ne ho 10. Non ne ho ancora 10. Che scatole! Vabbè, torniamo indietro. Mettiamoci un nuovo spirito. Se mi garba. Se no, no. Comunque sì, questo gioco fa molto il verso a Hollow Knight. Ma anche
anche un po' a Legend of Zelda, o almeno i sviluppatori quando l'hanno fatto, hanno detto che si sono ispirati a questi due, no? Ecco, no, in questo gioco non c'è la mappa. Come Dark Souls! No, ti devi ricordare tutto. E ti giuro, è una cosa snervante a un certo punto. Salve. A un certo punto la cosa è Ah, ok. È molto snervante. Ok, andiamo nelle fogne, dai, che bello. Oddio. Stavo dicendo? E che porta? Poi sai cos'è? Che questo giochino è anche divertente. Cioè, è responsivo, no? E quindi è anche bello giocarci, ti dà un po' di gusto. Però non fa niente di estremamente bene, ecco. Non ha un aspetto tutto suo che dici, cazzo, lo gioco per questo. No, il combattimento è appena sufficiente. Il platform è molto grezzo, molto grezzo. Riesci a fare quello che vuoi, però devi gestirti meglio la telecamera da solo. Tipo quando si attacca alle pareti e diventa quasi ingovernabile. È un po' strano, un po' strano. Poi c'è questo, che praticamente non lo usi mai perché io attacco sempre saltando perché è molto più conveniente, nel senso che finché sei in aria riesci a dare più colpi e riesci a schivare meglio. Non puoi fare lo scudo, non puoi fare il parry. Quindi non sto neanche usando tutte le meccaniche. Allora, io non mi ricordo dove porta questa porta. Ah, adesso mi ricordo. Cosa vedo? Ho visto una cosa. Tra l'altro, mi sto rifacendo tutta la mappa apposta perché in tre live non ho quasi incontrato nessun NPC, no? Nella scorsa live 15, di cui uno mi ha dato una quest, aia, praticamente mi ha detto, senti, rifatti tutto il gioco dall'inizio, rifatti tutto il gioco dall'inizio, vai a ritrovare 4 NPC. Che sicuramente ti sei dimenticato dov'è, visto che la mappa non c'è. Consegna loro una lettera e portameli qui. Certo. No, niente Perry. Cioè, c'è la sorta di Perry. Se tu stai fermo e fai così, c'è un Perry. A parte che ci vuole un tempismo che, cioè, non ho mai visto su questa terra. Ma a parte quello, in aria non funziona, perciò non lo userò mai. Salve, salve. No, però vabbè, la cosa più brutta è che non c'è una mappa. Salve signorina, come va? Come va? T'apposto? Tutto bene? Oddio, dove cacchio sono? Ok. Mi ricordo quando era un incubo passare su sti tubi. Ho fame. Interessante. Cioè, non così interessante, però interessante. Cosa vorrebbe mangiare?
Io volevo andare là. Oop. Bella lì. Qua non ci sono mai arrivato, ecco. Minerale. Lo sapevo. Ah, poi c'è questo, effettivamente. Non è originale, nemmeno nei loot. Cos'è sta roba? Ah, lui balla. Ok. Ti stai chiedendo cosa è successo? Anch'io. Ok, adesso dov'è quel posto che io ho visto per un istante? Salve, muori. No. Credo sia di là. Ok. Questa mossa non è sicuramente contemplata dal gioco, ma chi se ne frega. Ma io posso... Ciao. Ciao, Fly. No, vabbè, ma sono un cittone. Mi piace città. Nel senso, mi piace trovare vie alternative quando un gioco non le prevede. Cosa mi... Dai, qualcosa di bello? Bello. Minchia. Cos'è? Veste dell'infinito. Ma sono bellissimo. Guardalo! Sono diventato il cavaliere del caos. Bello. Come va con Blue Fire? Ma come al solito. Cioè, mi fa pentire di averlo cominciato. No, voglio tornare su. Ho visto una porta, non so dove porta quella porta. È vero, è vero. Oh, abbiamo un altro fan del Marvel Cinematic Universe. Che bello. Che bello. No. Ok. Aspetta, ma forse quella porta... Ah. So benissimo dove porta. Sono solo un coglione. Ah. Che bello. No, 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 attaccati. Ok. No, è peggio. È peggio perché Crash comunque sia ti viene voglia di rigiocarlo. Aspettate che il mio naso questa mattina non sta collaborando. Un secondo. Dicevo. No, non è come Crash. Perché Crash prima o poi ti viene voglia di rigiocarlo. Questo no. Questo ti giuro. Sto facendo un full immersion perché ho detto voglio finirlo. Voglio levarmelo dal canale. No, guarda, Lucky intende che... Aspetta. Un attimo. Intende che Crash è bello, ma è snervante in certi punti. Semplicemente questo. Fai acquisti. Ah, la tunica. Ma guarda, mi trovo benissimo con la tunica dell'infinito che ho. No, dai. È simpatico, Crash. Oddio, ma io ho i soldi. Aspetta, aspetta. Salve. Com'è andata con ascensori? Oh. 4008. Cacchio. Dammi un attimo. No. No, mi rifiuto.
Mi rifiuto di prendere quell'arcobaleno. Assolutamente. Anche perché mi servono i soldi per sto tizio. Devo andare là. Ok. Citi citi. Ma sul serio hai preso danno da caduta? Ok, ci sono e via. Curatina tattica 4008. Posso andare a pagare il tizio? Mi dica, ciao di nuovo. Che gioia averti qui. Sarei sempre benvenuto nella mia taverna. Interessante. Sarò anche l'unico, probabilmente. I viandanti come te dovrebbero portarci del fuoco. Vuoi acquistare del fuoco? No. Vado a pagare il tizio degli ascensori, che tipo mi ha inculato malissimo a inizio gioco. E adesso devo per forza di cose pagare. Però, allora, la cosa che mi piace di più di questi giochi è che a un certo punto hai una mobilità tale che te ne sbatti proprio del parkour e del platform in generale. È bellissimo. Sì, ascolta, ascensori, mo ti pago. Figlio di... Dai! Paga. Adesso che è tutto a posto, voglio darti una cosa. Vai, dimmi. È una pietra strana. Non ho proprio bisogno di roba del genere, ma forse la vuoi. Si dice che questa pietra strana sia stata rubata. Ok. Da uno degli angeli dei sacrari di penumbra. È proprio una pietra strana, ma ha una faccia. Infatti ricorda un po' un volto. È un oggetto chiave comunque. Ok. Senti, io non verrò mai più a parlare con te, ok? Diciamo che siamo amici, ma... Salve! Una lettera di scusa. Questo è uno dei suonatori! Che culo! Ok, via, 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 via. Tranquillo, vai. È vero che pagano. Buono. Quando tornerò a casa comporrò una melodia sul maestoso tempio di Nuos. Va, ma fai quello che vuoi, vai tranquillo. Quanti ancora ne devi trovare? Due. In teoria due. Il problema è che non ho la minima idea di dove siano. Sapevo il primo e basta. Ok, adesso, se il mio senso dell'orientamento funziona, che di solito lo fa, qua dovrei ritornare indietro. Dovrei ritornare indietro. Esatto, qui. Qui. Bene, non mi serve. Non mi serve, perfetto. Dai, 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 dai. Che tra l'altro sto facendo tutto questo per una quest che non so cosa mi darà. Io non lo so. Non so se mi darà qualcosa di utile. Ma che a questo punto direi di no, ma... Ci vado. Ok, abbiamo una porta là. Là sotto e che cavolo? Io non sono mai entrato qua.
Mi hai fatto prendere uno spavento. Mi manca la mamma. È andata via qualche giorno fa e non è più tornata. Sarà andata a prendere le sigarette? Non lo so. Spero che torni presto. Se per caso la vedessi, dille di tornare a casa. Non so chi sia. Dammi un nome! Ma dammi un nome! Cretina! Ecco. Vabbè, ho una quest in più. Bene. Allora, a questo punto io voglio ricordarmi dove si va da questa porta. Veloce, veloce, veloce. Allora, stavo facendo una quest, una sola, con la scusa di fare un po' di backtracking, ok? Bene. Ho recuperato un'altra quest. Male. Ok. Ok. In teoria, se io prendevo la porta che stava dalla parte opposta della mappa precedente, finivo comunque qua. Quindi va benissimo. Ho degli incantesimi! Perché non usarli? Però effettivamente in questo momento sto schioccando le dita. Che bello shottarli. Oh. Ecco, questa mappa me la ricordo poco. Fatto. Me la ricordo poco perché l'ho... Ci sono passato talmente tante volte, ma solo passato. Visita un santuario del fuoco per equipaggiare gli spiriti. Cazzo, potevo farlo. Questo dovrebbe essere il tempio. Quello dell'acqua. Perfetto. Ah, ho capito, ok. Qua ci andrò poi. Ah. Allora. E non posso. Potessi farlo, l'avrei già fatto. Prima vado di qua. Ok. Stream Element, sei invadente oggi, perché? E qui cosa c'era? Proviamo a guardare. No, però, cioè, allora, in questa ma... il bot spammer! C'è anche questa mattina! Oh! Era una settimana che non si facevano vedere, io ero quasi preoccupato. Salutiamo il bot, quello spammone, grazie. Ci tengo. Cazzo, erano due... No, mi sa che erano due settimane che non li vedevo. Ho preso una pausa. Ma guarda, li lascio lì, cioè nel senso... Non ho voglia di star lì a programmare il bot o Stream Element. Sai che non li ho mai visti? No? Ti giuro, è da quando ho cominciato ad andare in live alla mattina che li vedo. Quindi da gennaio, praticamente. Ah, solo uno? Nabbo. Ok.
cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, cazzo. No, non lo so, alla mattina sono più invadenti. Però ti giuro, erano un paio di settimane che non ne vedevo uno. E adesso hanno ricominciato così. Ma sì, è un po' il cerchio della vita. Magari la sera sono meno attivi. Sì, si riposano, poverini. E si incazza pure! Perché non mi prende? Guardalo! No, no. Ok. Però io sono tornato qua senza un motivo. Perché... Allora, proviamo a fare... questo. Oh, troppo, troppo! Hit. Oh, maledetto! No, no. Manca il personale per il turno di notte. Ci sta. In fondo, quello del bot è un lavoro duro. Sai quanti live ti devi vedere per spammare bene il messaggio? È un problema. Però è bello che ho un incantesimo solo. È solo questo. Non riesco a potenziarlo. Interessante. Ok. Io più in alto di così. No, forse riesco. Ok. Mi sa che non sono mai arrivato così in alto. Eh no. Ok. Ciao Andy! Buongiorno. Come va? Come la va? Cos'è sta... Come non... Ah, ok, essenza di... Leggi. Dove un tempo i guerrieri si allenavano, un'abbandonata fortezza di corruzione e morte... No, aspetta, no, ho sbagliato tutto. Aspetti. Dove un tempo i guerrieri si allenavano, un'abbandonata fortezza di corruzione e morte. Lì si troverà il secondo piedistallo. No, capito. E dov'è che si allenavano un tempo i guerrieri? Non farmi girare in tondo per niente. Gioco, non farlo. Non farlo. Lo stai già facendo. Dimmi. Molto vicino. Sulla cima della torre. Lì si troverà il primo. Ah, ok. Va bene. Il primo piedistallo è lì. Chiaro. E c'è qualcuno. Interessante. Io nel mentre mi sto deturpando i cimiteri. No? Tu sei dove il fuoco precipita vicino alla fabbrica a vapore. Ok, ho capito cosa intendi. Lì si trova il terzo. Allora, il terzo l'ho capito. Il secondo, ma nemmeno morto. Ma c'è Angel. Buongiornissimo. più o meno. Oddio, no, parte no. Basta, non voglio passare con questo. Allora, dimmi tutto. Fammi aprire ste cose, ti prego, fammele aprire. Dai. Sì. Lascia che ti... No, non voglio la storia! Di un antico guerriero, sì. Basta. Adesso lo doppio. Molto tempo fa, un cavaliere molto potente ha protetto questa foresta ghiacciata.
era conosciuta da tutti come Lady Beira, una dei tre grandi cavalieri. Con il potere del ghiaccio ha protetto la regina e la stessa terra. Ma durante la grande guerra, proprio come gli altri, è caduta. Sconfitta dal potere dell'ombra nera. La sua anima si frantumò in mille frammenti, mille. E nel corso del tempo il vento li disperse in tutta penombra. Frammenti devono essere nuovamente riuniti. Solo la sua anima rigenerata può aprire la strada da percorrere. Quindi tu, adesso mi dici, guerriero, prendi questo. Sì! Sì! Torno già indietro. Frega niente, torno già indietro perché so già dove usarlo. Sì, sta facendo delle prove nel mentre e dimmi che stanno andando bene, ti prego. Sembri Bale di Batman. A me faceva cagare Bale di Batman. Ottimo. È conosciuto come tramite delle anime. Sì, il gioco me l'ha detto fin dall'inizio che si chiama così. Perciò non c'è neanche il mistero. Con esso tu sarai in grado di raccogliere i frammenti di anima perduti. Circa i quattro piedistalli. Aspetta, quattro? So di sicuro dove sono tre. Il primo si trova dietro di me, grazie. Il secondo vicino a dove ci siamo incontrati per la prima volta. Infatti, il terzo dove il fuoco precipita vicino alla fabbrica a vapore. Ottimo. E il quarto su un grande ponte dei giardini sacri. Li so tutti. Questa quest la facciamo stamattina. Vai. La porta di ghiaccio si aprirà alla tua presenza. Quale cazzo è la porta di ghiaccio? Servirebbe una mappa. Comunque, fammi vedere. Un pesante e oscuro contenitore che si crede un tempo celassi i frammenti dell'anima di una creatura. Ricordiamo che mille frammenti, eh? Comunque, attiva, vai. Bianco nero. Ah, devo fare un percorso tipo parkour. Ok, simpatico, simpatico. Anche qui niente di originale, ma simpatico. Infatti. Ok, loro mi ripetono quello che dice l'invasato, perfetto. Quindi sono proprio. Vabbè, è normale. Molto probabilmente basta che mi butto da qua, vado fino in fondo e poi li trovo tutti salendo. Però già che sono sopra. Ok. Tipo da qua andrei lì. Però non è così vicina come cosa. Hop. Hop. Yeah. Oh cazzo, scusa! Ho trovato un altro quel che suona! Ho trovato un altro che suona! Bellissimo! Non mi aspettavo di avere un pubblico. Per forza, sei in un posto sperduto in mezzo al ghiaccio, le intemperie. Vabbè. Il mio nome è Beck. Che sarebbe Bach. Il flautista. Di recente ho cominciato ad esplorare il castello. Che cos'è? Una lettera di scuse? Beh, mi aspettavo che succedesse prima o poi, tra l'altro. Va bene, ciao. Ciao. Vai. Però allora, vi rendete conto che se io non avessi preso la quest tornando indietro all'inizio non avrei trovato tutto questo? È ironico. Perché io questa quest la sto odiando. Però mi sta portando benefici. Dovrei andare di là. Ok.
vabbè, dai, ci sta, ci sta. Adesso devo rifarmi tutto quanto dal basso verso l'alto e poi è fatta. E dove qua c'è un santuario? Mica me lo ricordavo. Salve. Scusate se rompo tutto, lo so che è una cosa noiosa, ma lo devo fare perché questo gioco cos'è? Una collana fatta artigianalmente, la forma del ciondolo ricorda quella di un ragazzo. Cioè, ragazzi, sto trovando cose stranissime. No, infatti, ma è obbligatorio perché i nemici non ti danno valuta, ok? Non ti danno il cash quando li sconfiggi. Quindi devi per forza rompere tutto quello che vedi. È l'unico modo per far sui soldi. È una cosa noiosissima. Però mi tocca. Ah, ma continua anche fuori, cazzo. Ok, allora mi faccio la torre e poi vado fuori, per forza. No, infatti la mobility è molto bella e ti dirò, è molto reattiva, ti dà gusto muoverti. E farlo bene. Il tutto è molto grezzo, però in qualche modo funziona. Ed è bello. Ok. Cioè, vedi, la telecamera è un po'. Va gestita, va gestita. Però mi sa che sulla torre non c'è niente. Sto facendo tutto. Ah no! Ah no! Maledetti. Ok. Io guardo anche qui perché non mi fido del gioco, ma mai nella vita proprio. Ok. Quella là sotto cos'è? Vabbè, ci vado dopo. No, no, no. Sbagliato tutto. No, scendi, 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 scendi. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. E qua sembra non esserci niente. Ok. Sono a metà comunque. Sono solo a metà. Allora, qua sotto sembra esserci cose. Buono. Che cazzo fai? Stava cadendo. Io spero che lì sopra non ci sia niente. Vabbè, nel caso, ritornerò. No, ma ve ne rendete conto di quanta roba c'è da rompere per guadagnare su minerali? Cioè, è una cosa infinita. Vabbè, dai, andiamo di qua. Aspetta che controllo subito qui, che non divento scemo. Ok, poi la cosa brutta è che se tu fai un, come si chiama? Un tempio, ok? Di questi dei, ti dicono, hai liberato la corruzione del luogo. Sì,
Del tempio. Perché qua fuori... No. Ok, ne mancano due. E adesso? E adesso che ne manca una? Porca... Dov'è? Ok, ho un'idea. Comunque è bellissimo. Questi cosi qua mi mettevano un'ansia terribile. Adesso li schivo senza guardare. Dimmi chi è qua. Dimmi che è da questa parte. Più o meno. È lì, lo sapevo che era in cima a quella colonna. Ok, ci arrivo, ci arrivo. Aia. Fatto. Oh, mi riporta là in cima. Che bella cosa. È la cosa più bella che ha questo gioco finora. Mi riporta in cima. È bellissimo. Però sono curioso di due cose. Primo, questa porta. È questa la porta di ghiaccio? Ok, questa è la porta di ghiaccio. Si può notare, no? È molto di ghiaccio. Te la fa ricordare per quello. Torno indietro per fare gli altri. Fatto. Spirit. Allora, posso mettere. Ogni vita ripristinata è raddoppiata oppure riduce il consumo di mana dello scudo. Se usassi lo scudo, metterei questo. Ma non lo faccio, quindi teletrasporto. Fortezza. Allora, mi hanno detto che una è qui, l'ho fatta. Fortezza la sto per fare. Ok. Ci sono. Di qua o di là? Di qua. Shottato. Eccolo! Vai! Sì, sì, adesso giro per tutte cose qua. Andiamo. Allora, prima di qua. Che so. Essere un vicolo cieco. La domanda è, anche qui? Sì, come no? Ok, altro? Sembra di no. Che in effetti quando mi hanno detto posto in cui si allenavano, ho pensato ai... insomma, non manichini, come... Vabbè, chiamiamoli manichini, va. E mi ricordavo questo posto, però ho detto, fino là. Sì, fino là. Ok. No, quasi finito però. Ne manca già uno. E basta. Sarà da ste parti. Dimmi che è da ste parti. Ok, non qui.
da dove sono nato io, tipo. O no? No, mi sembra completamente fuori strada, forse non l'ho vista. Poi vengo qui. Guarda dov'è, maledetta. Ok, fatto. E due. Adesso continuo il mio viaggio. E sicuramente vedrò tutto il resto. Comunque qua c'è qualcuno. Ah no, è un... Ok. Vabbè, però già che sono qui. Ah, c'era solo lui. Ok, perfetto, perfetto. Ora torno indietro. Vai, 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 vai. Ok, teletrasporto. Adesso, qual era il posto? Non lo so. Sentiero abbandonato? Spero. Oh sì. Ok, e siamo a due. Sì, perché, ripeto, era difficile mettere che per ogni teletrasporto un'immagine, giusto per farti capire più o meno dove eri, no? Era troppo difficile pensarlo. Poi mi accanisco, divento cattivo. Quanto vorrei... Voglio uno spirito con tipo calamita. Ok, allora, le altre stanze le ho già viste. Manca solo questo. Oddio, sono due. Ok, prima qua. Vai. Non so dove porta. Ok... Questa sarà la prossima che faccio. Mi vado solo a rinfrescare cosa serve quel mega ascensore. E poi sono pronto. Forse. Dai, quindi. Allora, in teoria l'ultima volta che sono sceso da qua era tutto bloccato. Buongiorno, Grav. Buongiorno. Sai che cosa ho fatto questa mattina? Ho pagato il tizio degli ascensori. Perfetto, mi ricordavo questa cosa. Ottimo. E due. Non lo vedremo più, Grav. Più. So che è una cosa che può far male, ma è giusto. Via.
Ma come il probarchio? Ma no! Ma perché? In un gioco del genere? Via di probarchio. No, non è vero, l'ho sentito benissimo. Se no abbasso il gioco. Ti giuro, io l'ho sentito un botto. Ah sì? Ancora? Ma giuro che l'ho alzato. Ti giuro che li ho alzati tutti. L'unica cosa che posso fare è abbassare tutto il resto. Abbassare tutto il resto e quindi si sentono meglio. Facciamo così. Però non posso abbassarmi troppo la voce, quello è il problema. Oddio, oddio, stai fermo. Buonasera.
Glitch. Come buonasera. Ok. Mi spiace per i sound alert, però non saprei cosa fare, giuro. Cioè, da ieri li ho alzati tutti di un buon 20%, quindi. Io sto morendo nel mentre. È finito l'effetto del probarchio. Scusami, glitch, situazione un po' strana. Situazione un po' strana perché. Stavo facendo tre cose insieme. Come la va? Come la va? Oh, ne ho raccolti solo metà. Sono pochi. Tutto ok, perfetto. Bene. No. L'ho visto. Ok. Ouch. Quasi quasi, infatti. Cretino. Ho il naso otturato, ma vabbè, ma sai che anch'io questa mattina ho il naso che non collabora. Minchia il fendente, complimenti. Hai ragione, Gra. Hai ragionissimo. Allora, di là ci sono andato prima in teoria. Infatti, perfetto. Manca solo questo. E là sopra devo fare il giro lungo. Ok. E anche questo è fatto. È il terzo questo. Dovrebbe essere il terzo, giusto? Colpito di sorpresa. Bella lì. Fatto tutto. Ottimo! Ottimo, e siamo a 3. E adesso che lo faccio? Allora, fatemi ricordare un po' di mente locale. Teoricamente vado avanti e basta. Però prima. Bella lì. Domani mattina, Ade, no, domani mattina purtroppo non ci sono perché è saltato fuori un impegno che non posso né rimandare né spostare né, quindi domani mattina salta tutto ed è per questo che oggi porto Blue Fire, perché ho detto, guarda, questa settimana mi concentro su questo, lo finisco, spero. E poi faccio un'altra settimana di Ade, ma proprio. Ah, ok. Ok, era una vaporiera, perfetto. Ottimo. Sì, ci siamo, ci siamo. Faccio una prova, no? Oh, da me si sente da Dio, giuro. Migliorato? Peggiorato? Tengo l'audio così perché io lo sento molto piano. Oh. Giuro, a me sfonda le orecchie quasi. No, sfonda no, però lo sento bene. Cioè, è molto più alto del gioco. Cosa portate stasera? Ma stasera, guarda, visto che ricominciamo esattamente da dove ci siamo lasciati, cioè Spider-Man per PlayStation 3.
Fatta! Bellissimo. Spider-Man Tosti, esatto. Il terzo. Sono bellissime. E poi c'è Johnny, che... Ah, fanno solo 30. Ah, fanno solo 30. Peccato, peccato. Perché non ha fatto il salto? Sapevo che era quel genere di gioco. No, perché? Perché non fai il doppio salto? E non lo fai più, cretino! Ah, ok, era una cosa un po' più citi citi. Ok. Non cadere. Però sti accampamenti vuoti, per quale motivo? Quasi, 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 quasi. Ok. Ah, ok, tu sei quello degli spiriti che ha preso casa vacanze qui. Mi sembra giusto perché è un posto completamente, voglio dire, rilassante come posto, no? Vabbè. Oddio, hai scritto un po' piro, aspetta. L'ha pure pagato tanto. Vabbè, pagato tanto, voglio dire. Ormai il gioco non ha più segreti per il sottoscritto. Cos'è sta roba? Questo. Non era questa? No, non ho le mod! Non ho le mod! Maledetto! Questo sbaglio voleva vendermi un anello per 8.000 minerali. Averli. Se riesco a farli su. Cioè, è chiaramente un'inculata, ci mancherebbe, però. Chiaramente un'inculata, però se non provo. E questo. Aspetta, entro nella setta di questo qua. Che costa meno. Guarda, vai. Adesso siamo vincolati tramite sangue e carote. Porta questa tunica con te, usala ovunque, accetta il coniglietto dentro di te. E ricorda, se ti perdi, segui il coniglio bianco. Ah, ma proprio le tuniche, quelle di una setta, hanno questa sorta di corna. Ok. Vabbè, voglio entrare nella setta, sì. Esatto. Adesso siamo le... Cioè, basta. Praticamente mi sono pagato il vestito. Vabbè, a saperlo.
va bene, ok. È giusto, no, in fondo è colpa mia. Io mi cagherei addosso, che discorsi. Ok, questo si sblocca con quello che non posso ancora farlo perché non c'ho le emote. Sì, bella, bella. Questo qua chiede troppo. Con le sole imposizioni delle braccia. E tu? Sei? Ehi! Ah, mia! Ok! Ciao! Infatti! Ci hai salvati per davvero, lo sai, sì, lo so. E non solo noi, sai, la fabbrica a vapore fa fluttuare il castello. Ah, è questa che fa fluttuare il castello! Perché noi siamo nel castello. Tutto questo nel castello? Mi sembra eccessivo. Pensa cosa sarebbe potuto succedere se ora ce l'avessi. Vabbè, ho capito. Per migliaia di anni i miei antenati hanno protetto questo luogo. Grazie a te abbiamo potuto continuare così. Bene. Ecco, prendi questo. Sì, dammi. 5.000! Ragazzi, torno a prendere l'anello. Ok. Merda, anche perché infatti ho il limite a 9.999. Cacchio. Allora farei una cosa di questo genere. Aspettate. Praticamente mi ha dato 5.000 come se avessi buttato via 2.000 minerali. Non mi ricordo quale delle due era di là la città, giusto? Devo andare in città. Beh, ma aspetta, faccio prima così. Vado in città e mi prendo lo zaino che mi fa tenere più minerali. E costa 9.000. Quindi tanto vale usarlo subito. Schivatone. Ok, teletrasporto. Come si chiama quel posto? Fabbrica a vapore? Spero. Sì, dai, dalla fabbrica a vapore prendo l'ascensore, è facile. A posto. Perfetto, esattamente qui. Magari. Sarebbe bellissimo andare in giro con l'ultimo coleottero. In 3D, no? Allora, chi era che lo vendeva, mo? Qui abbiamo la famiglia felice. Ciao, ciao, ciao. Qui abbiamo il tizio che non sta bene. E non ho la medicina. Tu sei quello del deposito in banca. Ti strozzi. Ok. Tu! Eri tu! Non eri tu! Questi dormono tutti. Questo era quello della casa. Ok, ti va di sentire una storia divertente. Ok, un po' di tempo fa un tizio di nome Didion è venuto qui in cerca di una grande casa. Avevo uno strano presentimento riguardo, non mi piaceva affatto. Perciò gli ho detto di smammare. E poi ha detto che il Lord del Fuoco mi avrebbe inflitto una punizione. Che cosa diavolo significa? Comunque, fai attenzione con quel tipo, è completamente pazzo. Fosse l'unico. Ah, ok, boh, ripete tutto. A posto così, ciao, ciao. Ciao, la porta. Salve di nuovo, grazie del tuo aiuto, tuttavia ho bisogno. Infatti, scusa, sì, manca l'ultimo, manca l'ultimo. Dov'è quello del. No! Non era lui. Quanto
Qual era il tizio del borsello? Qual era? Ah, aspetta! Flash, ho avuto un flash. Forse lo so. Forse. E dico forse. Non era quello che parlava in tedesco? No. O sì? Madonna, non ricordo. È inutile. Cosa? Non ha preso la scala, maledetto. Ok. Oh, mette a dura prova i nervi sto gioco comunque. Ma non perché è frustrante e difficile, perché ti manda in un posto, da un posto all'altro e tu devi ricordarti tutto. Non fare le cose, non fa. Era un salto facilissimo, ok? Porco istantaneo, no, però. Aia, 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 male, 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 male. Ok. Porco istantaneo, no, però. La labirintite potrò. Oh, guarda cosa ho trovato. Vedi che girare a caso, comunque sia, male non fa. Ma non c'era un tizio qua? Non, era lui? Eri tu? Ah, questo è l'ultimo musicista! Perfetto, e una l'abbiamo fatta. Non darmi, no! Quanti soldi persi! Mi serve quel zaino. Ho sbagliato tutto. È troppo fretta. Dai, dov'era il tizio adesso? Non me lo ricordo. Oh, questa è casa mia. Ah, ok. Onomo volante, un giovane onomo vittima di una tragica caduta. Non male. Cioè, non male, la caduta è colpa mia, ovvio, però. Crea una piattaforma invisibile e temporanea quanto. Quando salti da una sporgenza? Oh, beh, ma. Questo lo uso subito. E il gesso non c'è. Effettivamente è una casa un po'. No, ma mi serve quel borsello. Non so chi ce l'ha. È un problema. No, è un problema vero. Merda, non mi ricordo chi me lo vendeva. Chi cacchio lo vendeva 9000? Ah beh, ok. Manca una. Non me lo ricordo. No, ma il tizio degli ascensori. Sì, beh, è un ladro, per carità. È un ladro. Ma non mi vende quella cosa lì. Anche perché ci sono andato prima, quindi. Lo so per certo. E salta. Vabbè, allora faccio l'ultimo di questi cosi, visto che è qui. Però non posso neanche andare a consegnare la quest. A questo punto, sapete cosa faccio? Faccio questa.
Vado a prendermi l'anello, che sicuramente è un'inculata, però spendo 8.000 e poi vado a consegnare la quest, che sicuramente saranno riconoscenti in qualche maniera. Finché non trovo il tizio dello zaino, è l'unica cosa che mi viene da fare. Andiamo. Ok, questa potrebbe essere una cosa lunga e dolorosa. Il falò. Ti prego, l'albero. No, non è fisico. Perfetto. Che schivatine. Qui niente, sul serio? Neanche dietro. No, neanche dietro. Maledetto. Devo andare là. Devo andare là, devo fare il giro lungo. Ok. Dove ce n'è un'altra? Vabbè. Maestro, scusi, posso? Oh sì che posso. Cazzo, devo ritornare là. Ok. Aia. Probabilmente, esatto, sono su. Che salvataggio. Oh, oh! Ma sei scemo! Non l'ha presa? Oh sì, l'ha presa. Dai, uno dentro casa. Sarebbe stato una cosa. Dai, dai. Quasi fatta. Quasi fatta. Ne mancano due. Una è là, che non ho visto. E una è... E una è? O no? Ne manca una, eccola, 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 eccola. Buono. Fatto questo, è l'ultimo. Ho aperto una porta, quella di ghiaccio che non è di ghiaccio, per capirci. Ma... me l'ha data? Sì. Me l'ha contata, ok. Allora, questa l'abbiamo fatta. Adesso vado a prendermi quel famoso anello, che sicuramente non è un anello, ma vabbè, poco importa. E poi vado a consegnare la quest dei musicisti. Spara.
Sì, ciao, ciao, è stato bello, è stato bello. Cosa? Il mio bot quando chiedi comandi ti dirotta su un sito. Eh sì, non è bellissimo. Ti consiglio questo, ci perdi mezza giornata per mettere a posto tutto quanto, però è interessante. È il bot di Streamlabs. Oh porco! Che non è CloudBot. È proprio un programma. A parte, si chiama Streamlabs Chatbot, una cosa del genere. Te lo installi sul computer, lo setti come vuoi tu, ti devi solo ricordare di accenderlo. Sì, dai, dammi sto anello che non esiste, su, sì. Figa, ma ce l'ha davvero l'anello? Oh, ce l'ha davvero! No, aspetta, però qual è? No, ragazzi, cioè, a parte che l'animazione è bellissima, è stupida ma bella. Guardate! Guardate! Sono velocissimo! Sono già arrivato qua! È bellissimo! Sta regalando qualche soddisfazione questo gioco, giuro. Ma è stato stupendo. La turbo scoreggia. Guarda, ma tra l'altro posso saltare molto più distante. Ma tutto ciò è bellissimo. Allora, devo fare una cosetta. Devo cambiarmi lo spirito. E nel mentre ricominciare a rompere tutto quanto, perché sì. Sono Gerry Scotti, cosa? Cosa c'entra? Ah! Ok. Questo ha più senso. Allora, spiriti, vai, 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 vai. Allora, voglio togliere questo, che come al solito non me ne frega niente, e questo qua deve essere bellissimo. Aspetta che provo. E non ha fatto la piattaforma, come funge? Come funge? Scusa. Crea una piattaforma invisibile e temporanea quando salti da una sporgenza. Ok, quindi magari sporgenza non è la parete. Scusi. Infatti. Ok, facciamo finta che sia sporgenza. Tipo. Ma non la fa! Ma non la fa! Aspetta. 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 Ma non è che è una presa per il culo? Perché questo è il tizio che è caduto. Ed è morto. Cioè, non è che è una presa per il culo. Cioè, ti dice. C'è. Un giorno. Ti dice che c'è la sporgenza, ma in realtà non esiste. Che poi è invisibile. Ma. Vabbè, io lo tengo lì. Che magari ho capito male. Però a me sembra una presa per il culo. Ah. No, però è un periodo che sì.
Cioè io giuro, gioco anche ad altro, però è un periodo che sì, mi capitano personaggi nani. Vabbè, vado a consegnare la quest. Infatti c'è anche Spider-Man che non è nano, è solo molto sfigato. Allora, consegno la quest di musicisti che pensavo fosse quella più difficile, in realtà fatta! Signore e signori, la banda è di nuovo al completo, grazie mille! Ti prego di accettare questo per il disturbo. Ma non volevo il vestitino. Sì, gioco da PC. Ma non volevo il vestitino. Bella. No, no, è quello del gioco. Non ho toccato niente. Allora, abbiamo due strade. Quella in avanti, ossia questa. Ok. Ehi là, madonna, ma questo è uno stalker del... scusa, scusa, se tu mi segui e sai sempre dove sono, dammi una mano! Che ti costa? Aiutando quei due lavoratori solitari della fabbrica, se no non potevo andare avanti, Giorgio, se no non potevo. La corruzione della fabbrica a vapore non è apparsa per caso, anche se hai sconfitto le ombre che si aggirano lì, più potere oscuro viene attirato nel luogo mentre parliamo. Vabbè, vabbè. Ah, un MMORPG. Guarda, io ne ho provati tantissimi, ma di gratuiti che ti danno tanto subito è difficile. Io ho visto che Final Fantasy XIV è carino e ti dà la possibilità di provarlo, ok? Io sto giocando da tantissimo tempo a DC Universe Online, che visto che ti piacciono i supereroi Marvel, eccetera, eccetera, comunque si riesce a fare qualcosa. Però anche lì la parte non pagante finisce abbastanza in fretta. Black Desert lo paghi. Guild Wars 2 lo paghi. No, forse no. Guild Wars 2, la versione base, no. Prova Guild Wars 2. Oh, è uno dei tre lord. Ok. Che cazzo fai? Cosa mi da... Wow. Carino. Prendi questa chiave, ok, apri la strada al signore delle ombre. Devi distruggerlo. Ma l'avevo quasi intuito. Buona fortuna, grazie, grazie. Ciao, ciao, vattene. Essere inutile, vattene. Sì, chiave delle fiamme, ok. Quindi qua davanti ci sarebbe un lord. Ok. Chissà se è solo boss fight o se c'è anche un... boh, una specie di percorso, santuario, qualcosa. Non lo so. Ma sono... Ma è uno shortcut! Ma sono uscito da qua! Sì, ha senso. Bene, mi sono perso. Mi sono perso tantissimo.
Ciao, ciao, ciao. Mi sono perso. Ok, ho un'idea. No! Ok. Cosa? Allora la piattaforma funziona. Guarda! La piattaforma funziona! Un newer. Un newer. NV1005. Ma porca! No, aspetta, era la piattaforma o era un bug? Perché adesso ho un problema. No, non funziona. Tutto ciò è stupendo. Ma allora la più... Ma che figata! Ma che figata! No, vabbè, ho rotto il gioco. Ho rotto tutto. È bellissimo. Wow. un newer. Si dice così. Newer 1005. Ma è bellissimo. Ma mi sento, giuro, non ho più barriere. Non ne ho la più pallida idea. Ti dico la verità, non ne ho la più pallida idea perché me l'hanno regalato. Oddio. E ringrazio il giorno in cui me l'hanno regalato perché è bellissimo. Oh.
teoria io ho aperto sta porta, no? No, aspetta, aspetta, bastardo! No, bruttissimo, bruttissimo l'audio della webcam. Dà troppo fastidio. Almeno la mia è sicuro. Senti. No! Ho troppo freddo. Voglio andare dentro quella porta. Ok. Ho aperto tutto, giusto? Un attimo che prima devo diventare ricco. Bella lì. E non proprio così, però. Completato in teoria questa porta si attiva. E quindi qua dentro finalmente troveremo il no, non stacco, vado avanti ancora un po'. Non so se mezz'ora o un'ora, ma vado avanti. Chi c'è? Cos'è successo? Ciao Miki! Dove? No, no! Dai! Vabbè, ma cominciamo bene! Dai, scendi! Scendi! Ma questi sono diversi o sbaglio? Eh sì! Sono leggermente diverse. Ok. E crepa. Oh no? Ok. Metterò alla prova le mie nuove abilità. Sì, sì, ti ho visto ieri sera. Ciao Miki, benvenuto, benvenuto. Minchia, la cattiveria di questo luogo! Non ha saltato. Come cacchio? Cioè, questo lo mettono come difficoltà 4. Io vorrei che Twitch mettesse il limite di 30 spettatori a live. What? Che non ho capito il senso. Cristo. Ok. No. Non mi trovi per niente d'accordo. Saranno anche belle perché più intime, ma... Insomma... Ma non funziona, ok...
Ok, andata. Esatto, dopo non si incassa, è vero? Cioè, alla fine. Bello fare live e tutto, però. Non ha fatto. Non ha fatto il dash. Complicato. Molto complicato. E dai. Ho capito. Forse grave. Ho sbagliato tutto. Ok. Buono. Ero così vicino. Qua la prospettiva della telecamera è un problema vero. Ok. E mo? Ok, era più facile del previsto. Scusami. Cioè io salto qua, faccio così. Merda. No! Ho sbagliato la fine! Ho sbagliato la fine! Vero, la storia del solo follower o solo sub, però insomma in chat è bello avere un po' tutto, dai. Poi è vero che c'è un casino assurdo, perché un conto, vabbè, un conto è avere 10 persone, un conto è averne 100. Che scrivono tutte insieme. Ovviamente. Però, boh, mettere la chat solo sub non mi è mai, come idea non mi è mai piaciuta. Ha il suo senso. Cioè, potresti dire che mettendo, porca puttana, mettendo la chat solo sub, sei sicuro che magari la devi moderare di meno. Che vabbè, adesso come al solito siamo piccolini, però metti che ti entra in chat quello che rompe le palle a tutti gli altri, lo butti fuori, no? Se uno è sub, difficilmente. No! Difficilmente rompe le palle agli altri. No, no, sì, poche sono 100, ovvio, però stavo proprio dicendo, già da 10 a 100 è 10 volte in più, no? E infatti dopo c'è gente come Grav che se anche non è sub, comunque sia, è. Ah, aiuto! È solo follower, ma. Sicuramente non penalizza, cioè voglio dire, c'è sempre, è simpatico. Anima la live, mi fa divertire e spero che sia altrettanto, cioè, è bello. Ok, sono qua. No! No! Niente. Niente. Ho preso l'ultimo ostacolo. Vabbè. Oddio. Oddio.
Bello, no? Certo che passare in mezzo a quei cerchi lì è più culo che altro. Non è che me la sto studiando la faccenda. Non posso neanche usare lo scatto che ho pagato con i miei soldini. Perché qui non funziona, a quanto pare. Ecco. Schivata. Che palle. Per un salto, uno solo, fatto male. Ecco. Tocca star qua all'infinito. Ho detto sto qua mezz'ora in più, un'ora in più, così vado avanti con la storia. La storia. Qua ho sbagliato alla grande. No, no. No, ho sbagliato, ho fatto il doppio salto. Esatto, Grav. Esattamente. No, dai! Che palle! Perché adesso mi prende la fretta. Adesso voglio arrivare a quel punto là. Ok, perché voglio riuscire a fare quel saltino inutile. E prendo tutto imprendibile in faccia. Merda, merda. Ho fatto il doppio salto troppo presto. No, no, no. Doppio! Sul serio? Sul serio sbagliamo queste cose? Bene. Ho sbagliato! Perché faccio il doppio salto quando arrivo lì? Mi mangio il doppio salto, non posso farlo dopo. Qua ho proprio sbagliato il tempismo. E non posso. Arca! No, no, cioè, no. Ok. Questa era la parte facile. Se c'è una cosa che a me fa incazzare di sti giochi, non sono i platform difficili, non sono quelli.
Non so, è la prospettiva del gioco che a volte, perché la telecamera è così barbina. Non capisci. E quindi cadi, non perché sei un imbecille, ma cadi perché non capisci dove cacchio sei. Ok, bene. Bene. Fatto. Easy. Easy. Ok. Super easy. Il primo tentativo, first try. No, 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 scusa, 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 scusa. Ma ci sono tre porte. Oh, ok. C'è uno spirito là. No. Ok, dimmi tutto. Stanco viandante, come fai a sapere che sono stanco? Perché non condividi i tuoi preziosi minerali con me in segno di fiducia? Vuoi vabbè, per 800, sì, tanto qua. Qualcosa a cui tenevo moltissimo mi è stato sottratto. Tanto tempo fa ho avuto una storia d'amore folgorante con un avventuriero. La collana? Un viaggiatore che vagava per le terre, al suo ritorno ad ogni viaggio mi parlava del mondo. Prima che la sua luce si affievolisse, mi ha portato un regalo speciale. Le sue fattezze scolpite nella pietra. Ah no, è la faccia di pietra. Ma alla fine mi è stata rubata. Chissà da chi. Ascensori! Se solo potessi recuperare il mio prezioso regalo. Quella roccia! Quella roccia dalla forma strana! Per favore, viandante. Me lo darai? Certo? Grazie. Ti prego di accettare questa benedizione da uno spirito umile. Oddio, tre slot! Quante cure adesso! Bello! Molto bello! Sarò per sempre in debito con te, benissimo. Puoi riposarti presto? Ma certo, ci mancherebbe. Come mi riposo? Come... sì! Voglio riposarmi, infatti. Testa, voglio riposarmi! E non mi fa... Vabbè. Frega niente. Devo arrivare a prendere qualcosa. Qualcosa mi dice... Pranzo nutriente con sai che boh. Però... Qualcosa mi dice che comunque mi serve qualcosa per camminare sulle pareti. A un certo punto, però faccio una cosa molto citi. Assaltatore insidi. L'anima di un scaltro bandito ben noto in tutta penombra. Ok, che fa? Questo. Migliora la velocità d'attacco. Carino, carino, ma potrei non usarlo per adesso. Comunque, come corre è bellissimo. Senza le palle, Madonna. Da quanto tempo non sento quel termine?
Apriti, apriti, apriti. Ma ti sei perso? Ma in realtà poco. Un dungeon. Tutto parkour, bestemmie, cose, salti. Vai. Vai! E apriti, su. Dai. Dai che riusciamo. Carino, ok. C'è un po' di regia in questo gioco. Io sono piccolissimo e non ho cure. Mo' arriva il boss. Sai che a me non piace la tartar? Ma zero, proprio. Merda. Merda. No, 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 no. Scusami. Posso correre, corri, cretino! Ok. Ok. Aia. Ah, devo... Ho capito, ho capito, ho capito. Ma lo devi pigliare. Aia, questo ha fatto male. No, mi sa che crepo. Ok. Però ho capito come farlo. Ah, seconda fase. Ah. Cosa? No, 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 aspetta, aspetta. Non ho cure, cretina. Ok. Ok, è una vera boss fight. Cioè, veramente, adesso c'è la boss fight. Non da qui? Perché da qui? Ok, facciamo così. Questo. Ok, mi siedo, salvo, si setta. Ok, dovrebbe funzionare. Una signorina, sì. Una signorina. E fa un botto di male. Boh, allora, la prima fase è una cazzata, in effetti. No, devo farlo da qua, per forza. Ok, si fa, si fa. Ma tecnicamente tutti quelli che sto portando io in questo periodo hanno la boss fight. E di solito non li faccio, è quello il bello. Afasmofobia. Ti caghi addosso. Aspetta, perché non ho il fuoco? No, 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 no. Perché non ho il fuoco? Vuoi vedere che se muoio, perdo. Devo recuperare il mio cadavere. Però se torno dentro. Oh no. È fuori! Perfetto.
Ma non ho il fuoco. Eh no, eh no, eh no, raga. Devo recuperare le cure, se no. Eh sì. No, paura fa. Cos'è? Cioè, ci sono i jumpscare vari ed eventuali più che altro. No, no, chiaro. Perché non mi hai ricaricato il fuoco? Oh, per 7, ottimo. Madonna, per 7. Ce la si fa, ce la si fa. Basta arrivarci. Più che altro la strada per arrivarci è un po' noiosa. Ah sì, è vero! È vero! Quello che rubava le uova ai draghi! È vero! Sì! Ma in me in realtà ricorda qualcos'altro, ma non mi sta venendo in mente il nome. Mi ricorda qualcosa. Mi ricorda, ecco. A me ricorda tipo Brook, presente One Piece. Non so se magari attiva. Brook quando corre sull'acqua. A me ricorda quello. Sì, però. No, no. No, tutte le volte il filmato no. No. Ragazzi, è la fine. Ragazzi, se perdo stacco perché non voglio rivedere il filmato. Frega niente. Me ne frega niente. Dai, però. Oh, posso saltare. Aiuto! No, vabbè. Ah, ok, perché se faccio il parry giusto. Curati. Dai, tira fuori la spada, tira fuori la spada. Questa è una bastardata. Dai! Cioè, mi ha bloccato sul posto, non potevo schivare. Cioè, faceva così, stando fermo. Mi ha colpito 3 volte. Bello. Bello. Almeno. Ok, almeno torno là che ho le cure piene. Ok. Va bene. Allora so che dopo la spada devo allontanarmi perché questo gioco è un po' figlio di. Eh? Chi l'ha detto? Non io. Siete stati voi? Eh? Dai, 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 dai. Non è di. Allora, la prima fase è stupida. È stupida. Il problema con la seconda è solo gestire lo spazio. Comunque la
la piattaforma invisibile è bellissima. Salta la scena, salta la scena, salta. Ah, non posso, questa non posso. Il boss sì, ma questa no. Va bene. Dai. Fanno male le scene non skippabili, fanno male, maledetti. Cosa avete nel cuore quando fate queste cose? Oh! Vabbè, oh, ma dammi un attimo! Non l'ho preso manco una volta. Ma lo sentite bene il gioco, sì? Sentite lei che non vede l'ora che muoio, sì? Ok, ho schivato malissimo. Signorina, mi scusi. Fa di nuovo la spada? Oh sì. Terza fase. Ti prego non usare la spada. Ok. Merda. Questo non me l'aspettavo. Non ho tanto tempo. Ok. Non la vedo. Cosa? Andata. Andata. Qua la telecamera comunque. Bella lingua. Sta parlando la lingua degli dèi. Non ho capito, signorina, mi scusi. Un po' di ombre. Mi ricorda molto Shadow of the Colossus, sta cosa. Ah, teletrasportati. Ok, no, pensavo una cosa totalmente diversa, ok. Sì, si attiva la prima, una delle tre, uno dei tre sigilli. Ah, mi teletrasporta proprio qua davanti. Quindi io non so come tornare indietro adesso. Bello. Bello. Vabbè, e uno di tre è andato. Sapete cosa succede adesso? Lo sapete cosa succede adesso? Che io non ho la minima idea di dove siano gli altri due.
Bene. Molto bene. Oh, giusto, era qui. Perfetto. Emo. Mo, l'unica cosa che mi viene in mente è. Non mi ricordo come. Ok. L'unica altra strada che mi viene in mente è. Quella in mezzo tutte cose di fuoco, cioè è l'unica. E si andava? Si andava da dove? Non, sicuramente non di qui. Però è tanto per capirmi. Ok, siamo qua. Comunque la piattaforma invisibile è rotta. Cioè, è rotta. Ti cambia ancora una volta tutto il metodo di spostamento nel gioco. È bellissima, perché è bellissima, però è rotta. Ok, in teoria è qua sotto comunque. Allora, ci sono altre tre bestie, cioè altre due. Una è di fuoco, e quindi per forza di cose lì, e un'altra era verde. Sembrava una sorta di veleno, quindi penso alle fogne, però così su due piedi non mi viene in mente niente. Mi ha preso. Muori. Devi prendere ste essenze, ok. Maestro degli spiriti, ha qualcosa per il sottoscritto? Salve. Ma quasi quasi, uno slot in più? Sì. Ma facciamo un altro. Ah, le anime, ho capito, le anime di vuoto ti danno il cuore e ti danno la possibilità di sbloccare, l'ho capito adesso, ti danno la possibilità di sbloccare anche lo slot spirito, ok. Che però io non ho 10 spiriti, giusto? 3, 3, 6, manca uno. Se non avessi speso tutti questi soldi magari potevo acquistarlo, però posso fare una cosa del genere adesso. Minchia, che aggressività.
acquisti non, eh? Ok, va bene. Mi sto chiedendo se questi cosi qua potrò mai sconfiggerli veramente. O se sono solo messi lì per rompere le balle. Allora, vai, spiriti. Mi metto la velocità d'attacco, che è buona. Riduci il consumo di mana dello scudo. Allora. Allora. Lo metto non perché io userò lo scudo più spesso. No. Però se me lo richiede la boss fight è diverso. Cioè non ho più bisogno di piattaforme, guarda che roba! È bellissimo tutto ciò, è bellissimo. Mi mancherebbe solo un paio di spade e poi... No, ecco cosa mi manca! Lo dico io cosa mi manca. Mi manca... il capire cosa farne di tutti i minerali che ho preso fino adesso. Cioè, ne ho raccolti tantissimi. E non c'è una sorta di fabbro, di... Non lo so, artigiano in generale. Che me li fa usare, giuro. O l'ho perso, o l'ho perso. Però ne ho talmente tanti. Che mi sembra impossibile averlo perso e basta. Oh, vabbè, attaccare dall'alto comunque è bellissimo. No, ho sbagliato strada. No, ho sentito... Ok. Scusi, signorina. Niente, non è lei. Non è lei. È perché devo trovare una persona per una quest. Ha detto che era un vaporiere. Però ho trovato solo loro due fino adesso. Ok. Scusami. Oh, schivato, ciccio. Mi sto chiedendo. Fate, no, là sopra c'erano le caldaie e basta. Infatti, niente di speciale. Niente? Tutto fine a se stesso? Sembrerebbe di sì.
sarebbe tanto di sì. Ah, perché io... tra l'altro c'è anche questa cosa. Io non posso aprire questa porta. Ah, la chiave delle fiamme, ok, sì. Quindi è l'ultimo che proprio non so dov'è. Ottimo. Ottimo. Secondo Lord. Poi ne manca uno. E quello lo faremo la prossima volta. Quello sì. Giovedì. Ok. Arena circolare anche qua. Oh no, piattaforme. Aia. Aia, è diversa. Salve. Non faccia così. Ok. Che fa? Ho capito che... Ho capito che attacchi così, ho capito! Però prima fase è andata. Cosa? Non ho il tempo di curarmi. Ah, ho capito. Ho capito, sì. Allora, il fatto è questo. Io non posso curarmi. Cioè, il personaggio non si cura. Non ha il tempo di curarsi. Perché si cura solo quando è a terra. Ok? Si cura solo quando è a terra e quindi non... saltando continuamente per le lame non hai tempo di curarsi. È un problema. Ok. Comunque devo respingere le palle chiodate. Brutto da dire, però. Minchia. Aspetta che salvo qua. Se le cose vanno da schifo. Ok. Almeno il try lo faccio da qua. Cioè, il fatto di non potersi curare è brutto.
lo so. Non lo so se quelle palle le devo respingere con lo scudo o con un attacco. Oh! Ok. No, non ce la faccio. Non riesco. Si è curato. Ok, se posso curarmi è diverso. Non troppo, ma è diverso. Dai, ma corri. Cioè io non riesco a toccarlo. Non riesco a toccarlo, giuro. È invulnerabile quando è ricoperto di lava. Ok, perfetto. Quando mi tiro addosso quelle specie di palle chiodate, lo scudo non le fa rimbalzare, mi protegge e basta. Lo scudo non posso usarlo finché salto. Ciao, Grav. Sì, stasera. Provo l'ultima volta per capire come funziona, ma... Allora, gli incantesimi non fanno niente. Ho già provato. Schivare tutto potrebbe essere una soluzione, ma diventa vulnerabile per poco, troppo poco tempo. Almeno mi sembrava. Vediamo. Vaffa. Allora, provo a schivare e basta. Ok, tentando di fargli danno quando è vulnerabile. Cioè, a me che torni indietro poi la palla, frega niente, perché intanto mi sto spostando e quindi... Ok, è tutto schivare, perfetto. Che cazzo fai? Ok, sono bombe. No!
Yes! Fatta! E siamo a due. Ho visto il probarchio, non ho messo il cappuccio, ma... Sono stato zitto. E concentrato. Teletrasporto. Perché c'è il teletrasporto, sicuro. Ok, secondo sigillo andato. Secondo sigillo andato. Io credo che in 10 minuti non abbiamo il tempo di fare nient'altro. Purtroppo. Quindi... Vabbè. Il primo sacrario, se si chiama sacrario. Mi siedo, salvo. Ci salutiamo. Facciamo un raid a uno dei magnifici, se c'è. Se c'è qualcuno. E noi ci vediamo, sì, beh, stasera con Eld Education, ma con Blue Fire giovedì. Giovedì mattina, non siamo tanto distanti, secondo me, dalla fine, a meno che non aggiungano cose fuori di testa. Ok, è dall'altra parte. Fatto. Bene. Bene. Signori, è stato un piacere. Siamo andati avanti parecchio, il che cosa è crashato tutto, è crashato il gioco. Ok, va benissimo, va benissimo. Era destino, era destino. Allora, fatemi vedere chi c'è in live, se c'è qualcuno. Secondo. Sì, c'è Mr. Momo. Ok, vedi che riesco a fare un raid anche a lui ogni tanto. Allora, tanto l'ho imposto, eccolo qua. Signori, è stato bellissimo, giuro, questo gioco per adesso, secondo me, è sufficiente, ok? No, non tanto di più, però devo dire che le ultime cose sbloccate, per quanto riguarda il sistema di movimento, sono belle, sono veramente belle. Detto questo, io avvio il raid, ho già detto che ci vediamo questa sera. Con Ed Education, per chiunque voglia passare di là, siamo ancora in fase beta, ok? Per il resto noi ci vediamo giovedì e questa sera, ah no basta, giovedì, ho detto tutto, signori.